Buongiorno a tutti quanti, buon sabato, bentornati sul canale delle Rogaie. Ho appena finito di impagliare, Salvatore sta dando da mangiare, io ho appena finito di impagliare tutte le vitelle, molto belle. Siamo alla prima settimana del mese, dovete sapere che noi tutte le prime settimane dei mesi facciamo il controllo del latte, la campionatura del latte. Cosa significa? Significa che preleviamo un campione di latte da tutte quante le nostre mucche e le portiamo a fare le analisi per vedere la qualità del latte e la salute stessa delle mucche, perché questa è una regola che non smetteremo mai di ripetere: un latte in quantità è buono, lo produce solamente una mucca che sta bene. Quindi noi faremo i campioni del latte, ora lo vedete nel video, li portiamo ad analizzare e analizziamo grasso, proteina, cellule somatiche, lattosio e urea. Questi 5 elementi determinano la qualità del latte e il benessere della mucca. Allora, sono già andato a prendere i portacampioni, sono questi qua, all'interno dei quali vanno le provette. Quindi prima posizioniamo tutti i nostri portacampioni sul tavolo, li riempiamo con le provette e dopo numeriamo le provette. Quindi nelle provette andrò a scrivere numeri in serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fino a 240, che sono le nostre mucche. Poi vi farò vedere che stamperò altri fogli sui quali invece scriverò che l'1 corrisponde alla 902, il 2 corrisponde alla 1008, il 3 corrisponde alla 718, il 4 corrisponde alla 919 e così via. Un po' noioso perché io sono mancino e i mancini l'ho saputo che scrivono male e sbavano tutto, quindi quando io ho finito intanto comincio da destra e non da sinistra, perché altrimenti li sbaverei tutti, ma comunque i miei numeri si lamentano sempre poi all'istituto zooprofilattico di Grosseto, dove faccio fare i campioni, si lamentano sempre che non capiscono i miei numeri. La cosa davvero noiosa di queste nuove provette, queste provette hanno iniziato a darcele un anno fa, prima usavamo altre provette che entravano perfettamente all'interno dei portacampioni. Vedete adesso invece, essendo che il tappo è unito, cioè il vantaggio è che il tappo è unito, mentre le vecchie provette il tappo quando lo toglievi cascava, cioè non restava attaccato alla provetta. Ma e quindi c'è quel vantaggio lì che non perdi il tappo, ma lo svantaggio incredibile è che non entrano bene di preciso. Sicché vedete, viene sempre così, poi ne viene sempre un'altissima e dopo quella altissima si riesce di nuovo a tornare bassi. Ma è molto questo quando si è in mungitura e poi si lavora di fretta, è molto scomodo avere queste provette qui. Io mi sono lamentato, ma loro continuano a darci queste, quindi andiamo avanti con queste. Se questa parte vi sembrava noiosa, immaginatevi scrivere i numeri. Diamoci una mossa. Bene, ci siamo, campioni preparati e fogli stampati. Vi spiego ora al volo quello che cercavo di dirvi prima, che poi magari in mungitura ci sarà il rumore. Essendo il numero delle mucche diversi e lunghi e complicati, qui abbiamo scritto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qua invece in questo foglio, vedete, io qui ho il numero progressivo. Qui c'ho scritto numero aziendale, si intende, della mucca, ovviamente. E qua c'è spazio per annotarci qualche cosa. Allora, via via che le mucche entreranno, qua scriveremo 8 e 16, 9 e 14, 7 e 24 e così via. Dopodiché sapremo che l'1 corrispondeva a questa, che il 3 corrispondeva a questa, eccetera eccetera. Adesso andiamo in mungitura e montiamo i preleva campioni. I campioni
carte le lasciamo qua. Via via, perché sennò si sporcherebbero tutti di cacca, ovviamente, o di latte o di acqua del lavaggio. E quindi via via che lì ci servono le veniamo a prendere e poi le riportiamo. Allora, queste qua sono quelle che ci servono per prelevare il latte. Ora ho fatto casino. Allora, funzionano così. Bicchiere. Questo è il coperchio. E già sopra una gomma. Questa è la chiave per chiudere e far uscire l'aria. E questo tappino. Questo tappino viene inserito dentro la mungitura. Così. E poi questi si inseriscono. Il latte, via via che scende e che va nella condotta, passa da qua e un pochino, una goccia ogni tanto, cascherà qua dentro. Sono tutti smontati ovviamente perché quando si finisce il controllo bisogna lavarli tutti. Allora per lavarli e asciugarli bisogna smontarli. Quindi la volta dopo ce li ritroviamo da montare, ma almeno sono puliti. Allora ve ne faccio vedere uno così capite. Il latte viene munto da questo gruppo, poi entra in questo tubo nero, seguiamolo con il mio dito, il latte va a finire qua dentro. Questa qui è una pesa, ok? Qui dentro c'è una bilancia che pesa 100 grammi alla volta di latte e qui c'è un'uscita proprio che serve per fare i campioni. Adesso è tappato così che il vuoto della macchina resta costante. Adesso che devo fare i campioni io tolgo il tappo, inserisco questo qui che è dove proprio entra il latte dentro con la sua guarnizione per non fare aria e poi andiamo a montargli il cestello. Adesso dai via che il latte casca per essere pesato, ogni 100 grammi una, due, tre gocce a seconda, non lo so di preciso, cascano qua dentro nel recipiente. Quando io avrò abbastanza latte per dire di aver peso un campione omogeneo della mia mucchina, apro, no, prima chiudo l'aria così che la macchina resta sempre con lo stesso vuoto, poi apro, rovescerò dentro al campione, sbatterò bene, chiudiamo e riapriamo per la mucca successiva. Ottimo, tutto preparato, non resta che andare a mettersi gli stivali e andare a prendere le protagoniste del pomeriggio, le mucche. Ovviamente questo è un lavoro che non si fa da soli, eh. C'è Salvatore là che sta per scaricare il carro, appena ha finito il carro viene a darmi una mano perché uno o munge o segna i numeri e preleva i campioni. Di solito Raffa munge e io faccio i campioni, oggi Raffa non c'è in ferie, quindi io mungo e Salva prenderà i campioni.
Oggi quando si fa il giorno del campione ovviamente c'è sempre un pochino più di marasmo in mungitura, c'è due persone, siamo un po' agitati, dobbiamo salire e scendere le scale, questo le buche lo sentono, quindi noi dobbiamo fare di tutto per mantenere fare muoversi lentamente e mantenere la calma. Però è chiaro che dobbiamo lavorare di più, quindi siamo un pochino più stressati. Comunque la mungitura procede sempre nello stesso modo. Prima si puliscono i gabinetti, le mammelle arrivano in mungitura che sono belle pulite, quello è importante, perché dormono su delle cuccette impagliate. Comunque sia, bisogna pulirle e far uscire i primi schizzi del latte. In questo modo io valuto il latte. Se, questo latte qui è perfetto. Questa mucca qui invece aveva preso una botta, vedete? Infatti l'ho dovuta mungere fuori perché aveva il sangue nel capezzolo. Niente di grave, fa sangue per un paio di giorni e poi basta, però bisogna accorgersene. La cosa che è davvero importante della pulizia del capezzolo è il massaggio che si crea. Vedete, io pulendo la mammella, la massaggio. Il massaggio manda un messaggio al cervello di rilasciare l'ossitocina. La mucca si rilassa, sa che è il momento di essere muta e apre i rubinetti della cisterna del latte. Dopodiché si attaccano i gruppi che mungono automaticamente e decidono loro di staccarsi. Loro sentono che la mucca non ha più latte e si staccano automaticamente. Vedete i capezzoli come sono turgidi, sono pieni di latte, proprio perché sono stati stimolati e la mucca ha capito che era il momento di dare il latte. Allora il latte dalla parte alta della mammella è tutto quanto sceso fino ai capezzoli, che adesso sono pieni di latte. Se la mucca non fosse rilassata, se la mucca fosse piena di adrenalina, che è l'ormone opposto all'ossitocina, farebbe così e il latte non uscirebbe. Io potrei attaccare il gruppo a una mucca agitata per un giorno intero, non uscirebbe un litro di latte. Adesso facciamo un gioco, Salva si è scritto i numeri delle mucche su un foglio, adesso io provo a dirgli guardandolo e vediamo se indovino o se sbaglio. Quante ne indovino e quante ne sbaglio? Allora, iniziamo male. C123. No, 10-14 quella là, 10-14, questa è 12-32, 11-95 e 12-42 e C117, 706, 697, 697 e questa è la 1083. Andiamo a vedere. 1083, 697, 706. Ah, questa l'ho sbagliata. Ah, è il secondo, la 117. 1242, questa l'ho toppata. Ah, non invertite. Eh sì, è 1014. È andata bene, dai. Perché io sbaglio perché sono abituato a vederle da, non mungendo io sono abituato a vederle dal muso o dalla groppa. Invece un buon mungitore le riconoscerebbe, un rappa nostro ovviamente le riconosce tutte, ma perché lui è abituato a riconoscerle dalla mammella. Io devo guardare un po' intorno, guardo un po' il corpo, invece uno che munge bene guarda la mammella e subito indovina che è di mucca. E come tutte le sere alla fine finiamo con una bella doccia. Come avete visto dal video di una giornata tipo, ve lo consiglio se ancora non l'avete guardato, tutte le sere prima di andare a letto si porta le mucche a fare la doccia, così che si raffreddano e dormono in santa pace. Devo ringraziare Pietro che ci ha fatto le riprese in mungitura, senza di lui sarebbe stato sicuramente impossibile fare il video, perché pensare anche alle riprese non si poteva proprio.
E ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Ci vediamo sabato prossimo con qualcosa sulla campagna, forse sì, forse no. Stiamo in questi giorni decidendo se iniziare la trinciatura del pastone, quindi lo vedete, insomma, seguiteci e lo scoprirete se questo sabato o il prossimo. Buona settimana a tutti.